Se un bambino mi chiede qual è il mio lavoro, gli dico che faccio il pompiere e chiedo se sa che cos'è un pompiere. Il desiderio di diventare un vigile del fuoco nasce dal militare e nasce da un qualcosa che si è scatenato dopo un po' di tempo. E è un desiderio di non so che, sinceramente. Fare vigile del fuoco non è solamente un lavoro. Fare vigile del fuoco è fare tutto, è aiutare la gente a fare vigile del fuoco. Il corso che stiamo facendo è come me lo immaginavo, è quello che ho sempre sognato, perché sognavo di fare questo corso. I 6 mesi di addestramento lontano da casa li vivo come un'esperienza, e essere a contatto con gente di tutta Italia è un'esperienza bellissima. È difficilissimo convivere con altri compagni di corso, non si dimostra tutti i giorni, però il bello sta proprio in quello. Secondo me, quando hai... anche questo è mettersi alla prova, secondo me. Il disagio maggiore è proprio quello di convivere costantemente 24 ore magari con il tuo compagno di letto, anche. Quello è un disagio, però è costruttiva, ti rafforza anche questa esperienza. Il castello di manovra rappresenta... quando lo vedi è imponente, è un arrivo, anche se ci sei già stato perché hai fatto il militare qua dentro, quindi lo rivedi e ti batte il cuore quando lo rivedi. Poi ti abitui un pochettino, però l'impatto è forte. Quando ci ho dato il tesserino, è un'esperienza unica, che è un po' un sogno quando te lo vedi tra le mani, questo tesserino, che lo vedevi solo dai vigili permanenti del tuo comando, e speravi finalmente di un giorno di averlo, quel tesserino. E adesso ce l'hai, è lì, è bello, è bello. Dopo aver fatto il discontinuo e adesso indossare di nuovo nuovamente questa divisa, cioè la differenza sta proprio... non sta solo in quel baffettino che adesso non c'è più. È diverso, c'è una sorta di consapevolezza che prima non avevi, anche proprio quando affronti tutte le materie, le affronti, cerchi di immagazzinare un qualcosa che un domani ti deve servire davvero, che prima non avevi, cioè almeno a me non veniva. Oggi vedere un camion con i vigili del fuoco passare in sirena ha un sapore un po' più dolce, ti fa sentire più dentro ai vigili del fuoco. No, io non mi sento un eroe, mi sento una persona che spera di avere l'opportunità di salvare della gente.